Beh, è bello il pezzo degli Arcade Fire, la band con l'influenza. Afterlife degli Arcade Fire è il miglior pezzo della vostra stagione. Non sono d'accordo, tra i migliori. Ma Medina con Decibel era più bello, per esempio. Per il momento Medina. Sono quasi troppo influente, firmato Vortais. No, mi piace. Vortice. Si firma Vortice. Ah, beh, allora se è influente, no, chiaramente è Vortice. Diciamo bene, caro il nostro maestro del Galateo? Vortacci sua. Che francamente, voglio dire, piacerebbe alla nostra amica Serpi Canaro Gozzini, che a lei le piacciono ste cose degli anni 80, 90. Cioè, avete anche a voi veramente, no? Vi sì. piacciono questi pezzi. Vabbè, perché noi eravamo giovani, cioè lei Lapo era già un vecchio Matusa a quell'epoca, negli 80. Sì. Sì. Noi eravamo bambini e quindi siamo legati a quelle tradizioni lì. Vi racconterò una piccola cosa. Quando ero piccino, e siccome mio nonno era colonnello, perché si era congedato per non fare la guerra coi fascisti, si era congedato prima di diventare generale, e mentre invece la mia nonna materna si chiamava Petronilla di nome. Certo, e te volevano chiamarti Petonillo invece. No, ero detto il colonnillo per mettere insieme le due cose. Sì, no? I bambini assomigliano ai nonni, perché sì. ero metà colonnello e metà Petronilla. Vedete voi come ero vecchio fin da giovane. È bello. Tra l'altro stavamo parlando di secondi nomi e soprannomi, prima figuriamoci, ricordiamo che Facco in realtà si chiama Egidio e io mi sarei chiamato Lotario. No! Se le cose fossero andate male, fortunatamente i genitori hanno avuto una recrudescenza di realismo e mi hanno chiamato come mi chiamo. Ma allora, oggi non abbiamo ancora presentato l'argomento che sarà anche protagonista del nostro collegamento con il Prode Nasso, ma si parla di animali domestici e in particolare, quindi nel caso suo, non potevamo che parlare di veltri. Ma veltri in che senso? I cani, la muta dei suoi veltri. Ah, ma è una qualità di cane? È una, più aspetta, o meno. Aspetta, un po' aulica come. Sì, no, per quando porti in giro un cane di una razza magari non proprio comunissima, alla compagnia della cagnolera al parco ti chiedono di che razza è. Solo che mica tutti gli riesce la domanda espressa in un italiano corretto. E a me ai tempi di che marca è, gli hai chiesto? Mi hanno chiesto di che qualità è, di che specie è, che non è giusto, però almeno ci assomiglia, anche di che marca è. Tu è un Levis a coi bottoni. Lapo, i veltri erano i cani da caccia dei vassalli. Ma sì, il veltro è il cane un pochettino per estensione, no? Per cui si dice la muta di veltri in realtà era sia quella da caccia che anche quella da combattimento. Ricordiamo che per esempio in Italia noi siamo proprietari di razze autoctone, anche antichissime, come il mastino italiano, che poi è diventato mastino napoletano, il cane corso, queste cose così. Per cui si va dal mio cane, per esempio, che quando uno mi dice ma che razza è, io di solito dico una specie di sorcio di Fogna, perché il mio cane è magnifico, ma ha un colore veramente vomitorio. Senti, l'importante è l'odore, lei mi insegna, vero? No, da quello fortunatamente viene ovviamente improfumato con magnifiche essenze di Givenchy, certo, impomatato naturalmente. Poi molto probabilmente sto per adottare anche un'altra cagna che mi allieti, che entri nella mia innumerevole muta. Naturalmente oggi potremmo naturalmente pensare a quale cane potrebbe essere più adatto al Galateo, per esempio. Qual è, a parte il sorcio de Fogna, che insomma è un po' sui generis, a voi che cani piacciono, cari, così in generale? Non mi dite i Beagle oppure i Labrador, perché sennò vi abbasso. No, allora, aspetta che do la risposta più paracula nella storia di Radio Popolare. Sì. Quelli che si vanno a prendere in canile. Eccolo, allora, è sempre giusto. A parte questo, io invece faccio, allora, chiaramente sarei portato a dire il Welsh Corgi per la chiara ascendente regale di quella specie di nani maledetti. Jolly good. Però a me piace il lupo cecoslovacco. Ma va? Sì.
Molto bello, ma molto bello, ma forse proprio fra di noi parlavamo del lupino del gigante. Certo. Il lupino del gigante, che è una specie di lupoide anche lui, e quella è una razza che consigliamo, perché bisognerebbe andare da quelle parti che lei, Diego, li conosce bene. Sì, il parco del gigante, certo, sì. Il parco del gigante, bisognerebbe andare da quelle parti per rimpolpare questa razza autoctona, anche questa pare antichissima, e poi che soddisfazione andare al parchettino e dire: ma che razza è il tuo? Ma che bel lupetto, il mio è un lupino del gigante. Ma è una cosa, immediatamente ci si sente bene. Senti, cresce il pisello. Ma dai! Allora, ma ascolta una cosa, Lapo, ma anziché Galateo oggi è grande istruttore, ormai è tuttologo, è come Picco della Mirandola in Topolino, cioè quello... Picco de Paperis. Perché era Picco della Mirandola. Picco de Paperis in Topolino, tu vai lì, gli chiedi la qualsiasi, hai capito? Poi dopo hanno inventato i motori di ricerca e quindi quel personaggio l'hanno morto. L'hanno acciso. Gli chiedono se un velcro di una serie di velcro... Veltri di grossa stazza si chiamano veltroni o velcroni in questo caso. Lapo, scusa, per rimanere un po' più al tema nostro di quest'anno, ma c'è un qualche caso nella storia in cui un nobil segugio ha determinato le sorti dell'umanità? A parte l'inseguimento nel film Nick Manofredda con Paul Newman ad opera dei Bloodhound della polizia penitenziaria americana. Ma che cacchio di film guardi? Bianco e nero come tua nonna? No, era colore. Senti una cosa, o guardi quello o guardi... O i Fornazzi, no? No, intendevo Scaramouche e il prigioniero di Zelda. Ah, tutti i film preferiti da mia nonna che guarda i tuoi. Bello, no, ma io di solito... Zelda è un'altra roba, Sì, io di solito sempre su quel filone lì sono più appassionato di Zardoz, l'avete mai visto? È lo Sean Connery più tamarro mai visto. Questi che trombano a destra, a sinistra, per rimanere in ambito cochon, e poi questa specie di comune molto tipo radio popolare, insomma, è un po' un paradigma della nostra festa di Ferragosto in Zardoz, no? Del 2013. È un po' che adesso svoltiamo il Natale, il Capodanno, e siamo già in atmosfera di Ferragosto. Ed è di nuovo la festa di Ferragosto di Radio Popolare. Ascoltatori, ma non solo, ma adesso per Natale ci sono grandi novità, insomma, che poi che da Radio Popolare arriveranno per l'abbonaggio. Adesso vi porteremo non solo il Natale a casa, ma anche lo Zardoz. Vi mandiamo direttamente Diegoli in versione Sean Connery. Senti, ma tu vieni a partecipare all'abbonaggio? Porco cane, naturalmente verrò, e naturalmente probabilmente vi canteremo delle canzoni. Urca, attenzione, scusa Lapo, perché questo è un'anteprima, non era mai stato detto. Cosa fa? Cosa dice? Forse canterà delle canzoni. No! Senza dire dove e cosa ci sarà il grande evento del 21 sera? Naturalmente, come potrei mancare? Come può mancare Picco de Paperis? Certo. Nel tuo caso Micro de Paperis. Senti una cosa, Lapo. Chi lo dice sa di essere. Riflesso, eccetera, eccetera. Volta ci sei tu un'altra volta. E con questa stupidata avevo un'altra roba da chiederti, ma me l'hai fatta dimenticare. No, dai, recuperala, lo sai. No, e non se la ricorda più. Non se la ricordo più, scusa, era una mischerata. Allora, e in questo momento sveliamo anche il tema che andremo a sviscerare tra poco con Nasso in un ospedale milanese. In Emilia-Romagna è stato stabilito che si può portare dentro cani in ospedale cani e gatti. Chiaramente se vai tipo a prenotare la visita all'ambulatorio, c'è il cane, te lo puoi portare dentro. No, ma anche a trovare il degente. Anche nel reparto, quindi, con il gatto. Il gatto è difficile, più il cane di solito ci si porta dietro. In Emilia-Romagna, in Lombardia no. Allora Nasso andrà a sentire fuori dagli ospedali che cosa ne pensa la gente, cosa ne pensano i medici, gli studenti che escono di medicina, insomma, e anche eventualmente qualche paziente, qualche degente. Così a livello delle buone maniere, come ci poniamo? Cioè, se la legge permette una cosa, ma la buona maniera storce il naso, chi vince?
Ma naturalmente diciamo che se uno si presenta, la fidanzata mia piuttosto si fosse presentata all'ospedale quando vi fui, con appunto sia il cane tigro, il mio, che ovviamente, o anche un Welsh Corgi Pembroke, come appunto abbiamo citato. Con le zampe corte, sì. Le zampe, perché poi fra l'altro dovete sapere che il cane tigro fu preso in sostituzione di un Pembroke, che io vidi in un magnifico allevamento. È proprio la biografia, autobiografia. Interessante. Autobiografia ragionata, sì, di Lapo, sì, sì, Mazzafontana. Di Lapo Mazzafontana, perché i Welsh Corgi sono effettivamente magnifici, perché sembrano dei bastardacci proprio appena usciti dall'ultima delle discariche, invece sono nobilissimi. E allora se uno si presenta con questo cane qua, come fai a dirgli di no? Diventa una cafonata intollerabile, evidentemente. Allora, al di là del fatto che uno quando è in ospedale ha bisogno del conforto dei propri cari, e chi è più, ci è più caro del nostro cane, ovviamente, molto più delle nostre fidanzate, spesso, cioè, non ce ne vogliono, però spesso è così perché sono familiari usque ad sanguinem. Allora a questo punto sarebbe veramente deprecabile dire di no. È chiaro che se poi dopo il cane in questione ci fa la cacca a spruzzo su tutto il reparto, magari questo è deprecabile. Deprecabile. Pensa che, vabbè, lasciamo perdere, va. Ti dico che in redazione anche le più insospettabili colleghe usano termini ancora peggiori, quindi in questo momento non mi sento di fare una reprimenda nei suoi confronti. Ma sa, cacca spruzzo è una cosa così. Basta, però. È un termine generico. Sì, ma si può dire una volta sola, non più di una, dai. Facciamo tre? No, utilizzi un'aulica perifrasi. Vai. Allora la magnificente defecazio. Questa va bene. Vespertina melius est quam matutina, per cui se voi andate in ospedale nel pomeriggio, di solito nell'orario di ricevimento, fermati che secondo me la radiofonia italiana può finire anche qui. Ripeti. Bene, io andrei avanti, eh. Comunque io vi consiglio, a parte il Welsh Corgi, sì, Pembroke o anche Cardigan, anche ma basta, quindi col pullover, sì, coi bottoni, quello col pullover coi bottoni e il lupino del gigante già citato, certo. Io per esempio prenderei un bello spin italiano, vogliamo essere in questi giorni che ci sono i blocchi con le bandiere, insomma, così, allora vogliamo essere un po' nazionalisti, un bello spinone, perché lui italiano, cavalca qualsiasi cosa, è anche forcone, no, lui cavalca qualsiasi cosa, tra cui i suoi cani, sì. li chiama a letto e gli dice: Celere, recami in cucina che tengo fame. E non è Celere, non è il nome, è un reparto della polizia. Sì. Vabbè, allora, ok, quindi uno spinone un po' così, arruffatone. Guardi, io consiglio anche questa cosa, sempre autobiograficamente. Quando c'avevo il mio bulldog francese, che si chiamava Peppiniello, voi capite bene che un bulldog francese di nome Peppiniello già faceva cuccare oltremodo. Ma quando era piccino, io l'ho preso, era piccino, cioè era veramente alto una spanna e pesava 1,5 kg. Era una specie di... Ve li ricordate quelli prima di diventare gremlins? Erano così carini, sì, no? Si chiamavano, sì, non so, Mogwai e qualcosa così, Gizmo, no? Gizmo, sì. Gizmo, erano irresistibilmente... Era così, identicamente così. Allora io lo portavo in giro per locali, proprio sul palmo della mano, e ci ho fatto fidanzare 4-5 amici con delle gnocche iperboliche. Allora anche questo aiuta. Sì, ormai non avevo neanche più il coraggio e la forza di fermarlo, no? Di limitarlo. No, allora... Cioè, all'inizio mettevamo dei bip in tempo reale, eravamo bravissimi. Ma va, ormai abbiamo... Lui ha adottato la tecnica della mangusta. Ma lui quando parla lui giochiamo a scala 40, gli ascoltatori non lo sanno. La tecnica della mangusta ci ha preso per sfinimento. Totale. Che è la stessa che utilizza anche per conquistare. In effetti. Questo sì, ti tramortisco di bischerate, funziona sempre. Insomma, quindi anche il bulldog francese è perfetto, è molto il chic. Bulldog francese è magnifico, ancora meglio per le atmosfere urbane milanesi, il Boston Terrier, che è un cane pregevole, poco diffuso ahimè in Italia, molto di più in Francia, anche se è un cane di origine americana, che è una specie di piccolo bulldog francese, ancora più leggero, ancora più piccino, è una specie di boxerino in miniatura con la faccetta È due cilindri adorabile. Invece di quattro, insomma, dai. È due cilindri invece di quattro ed è magnifico, molto divertente. Allora presentatevi invece che con questi chihuahua che hanno le olgettine, sì, con i piccoli Boston Terrier, ma voglio dire, si aprono le porte di Buckingham Palace. Senti, Boston Terrier, un'ultima domanda. Sì. Ma se il cane mi somiglia a un personaggio famoso, sì, magari a un politico, perché io l'ho notata l'altra sera questa incredibile somiglianza, è un plusvalore o il galateo ti dice no, stai
ti tiello nelle segrete stanze della tua magione. Ma lei si riferisce ad Alfano che no. assomiglia a un box, a no. un bulldog no. con la bomba? Guardate bene, mi fa piacere parlare di Brunetta senza parlare del suo difetto di altezza, che secondo me non è neanche bello prenderlo in giro per quello, perché no, tanto certo. dà un sacco di motivi. Hai visto quando si incazza, cioè sempre? Oh, è uguale a un pincher. Cioè alza il naso, perché alza il naso, hai capito? È vero, è difficile. E Berlusconi allora chi assomiglia? Ah, basta, arrivederci, grazie. Ciao, saluti Lapo. Dudu, salve. Ciao.